Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo al sesto appuntamento di questa rubrica e questo è il penultimo appuntamento. Oggi, come al solito di questa rubrica, ci saranno tre youtuber di tre fedi calcistiche diverse. Ma prima di dare la parola a loro, apro una piccola parentesi sul calciomercato. Insomma, tanto stanno sempre là. Giaccherini si aspetta la firma e la fatidica foto mentre lui firma il contratto, appunto. E quando Giaccherini firmerà il contratto, io sarò pronto con la telecamera a fare il video dell'ufficialità. Non so se lo farò, se l'avrò fatto ieri sera o stamattina, ma comunque io vi avrò sicuramente comunicato in pagina. Poi altri nomi: Witzel, che la trattativa sembra essersi chiusa definitivamente, non penso per diritti d'immagine, ma anzi perché Sarri ha rifiutato il suo ipotetico acquisto. E mo usciranno tifosi: no, non è stato Sarri, ma è stato De Laurentiis che vuole risparmiare. Tanto è questo sempre il libro di ogni estate. Altri nomi: ci sta Pereira, che non se ne parla più da due giorni. Ci sta Herrera, che pare ci sia qualche difficoltà, solite difficoltà, non di diritti d'immagine, ma per difficoltà di trattative con i club. E poi ci sarebbe Candreva, il quinto e ultimo nome caldo di questo mercato. Molti dicono: no, ma se viene Pereira, Candreva non viene più. Ma perché c'è ma fan sti film in testa? Se viene, viene, se non viene, basta. Ma comunque chiudiamo la parentesi, perché questi sono i 5 nomi più caldi di questi giorni. E niente, lascio la parola ai tre youtuber e poi ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, qua da Tarantino e benvenuti in questo nuovo video. Vorrei ringraziare subito Peppone, che mi ha scritto di parlare il Napoli secondo perché tutti questi rifiuti, e la mia risposta è un po' difficile da dare perché io non sono tifoso del Napoli e quindi non è che posso dire tanto la mia. Ma secondo me un motivo principale è che il Napoli non ha un progetto serio. Cioè, secondo me, tanti giocatori, come ad esempio la Padula, che hanno rifiutato, hanno paura di fare la fine di Gabbiadini e di Valdifiori. Cioè che non giocano quasi mai e che quindi non gli venga, hanno paura che non gli venga data fiducia. E questo secondo me è il primo motivo. E poi Sarri è fissato con un 11 titolare, e 11 titolare quello è e quello non si cambia. E anche tipo Mertens, avete visto quest'anno che ha avuto comunque poco spazio. Vabbè, del resto, se devo dire un altro motivo, è che secondo me è anche De Laurentiis, cioè non fa, i contratti di De Laurentiis sono fuori dalla norma, secondo me non sono seri. E come hanno detto già gli altri youtuber nel video che ha fatto Peppone, perché io li guardo i video di Peppone, io dico che secondo me è De Laurentiis che gli dice ai giocatori: tu devi amare Napoli. De Laurentiis, secondo me, deve capire che i giocatori del Napoli vengono qua per giocare, per far bene qua e per poi andare da altre parti come il Barcellona, come il Real Madrid. Alla fine i giocatori sono tutti mercenari, se non avete ancora capito. Non c'è quasi nessuno che sta nella squadra dove è. I giocatori sono tutti mercenari, ragazzi, cioè è normale che sia così. I giocatori secondo me ambiscono anche di più ad andare nelle squadre dove c'è più storia, con grande storia come la Juve e come comunque il Milan e l'Inter, che in questo momento fanno schifo, però possono comunque risalire perché hanno grandi soldi, sono organizzati bene, hanno una grande storia vincente e comunque i giocatori vogliono andare lì. Per esempio Giaca ha rifiutato di andare a Napoli, primo secondo me perché se faceva una partita sbagliata non giocava più titolare e comunque l'allenatore non l'avrebbe schierato, e secondo che lui ambisce ad andare in ambienti dove fanno crescere bene i giovani come il Milan e la Juve. Il Milan sta puntando molto sui giovani e anche la Juve. Bella,
Questo era il mio video dalla quale spiegavo i rifiuti del Napoli. E ciao ragazzi! Allora, voglio iniziare ringraziando te Peppone per avermi invitato a partecipare a questa tua nuova serie, per sapere cosa ne penso io di questa situazione di calciomercato del Napoli. Voglio partire subito con una cosa: secondo me sia tu, ma soprattutto diversi tifosi napoletani, la state facendo un po' troppo grave, perché comunque il mercato è partito da poco. È vero che sia voi che noi stiamo andando un po' col freno a mano tirato, però comunque c'è tutto il tempo per costruire una squadra competitiva, ed anzi sto vedendo in queste ultime ore che il Napoli si sta muovendo molto bene, è vicino a Giaccherini, è vicino a Witzel, è vicino a Pereira, che secondo me sono tre ottimi centrocampisti, soprattutto Giaccherini e soprattutto Pereira, che è un giocatore che a me piace molto. Comunque in generale io non penso che ci sia un vero e proprio motivo per cui i giocatori rinunciano al Napoli. Diciamo che in questo discorso contribuisce anche il fatto che vengono fatti sempre 20.000 nomi per ogni squadra, e ovviamente quando i giocatori non arrivano si parla quasi di rifiuto, ma secondo me molti giocatori non sono stati neanche veramente trattati dal Napoli, magari qualcuno sicuramente sì, però non sono tutti quanti dei rifiuti. Non è che il Napoli arriva, viene a Napoli e tutti quanti no, non c'ho voglia, non c'ho voglia. Sicuramente ci sono stati dei casi in cui la trattativa non è andata avanti perché una delle due squadre non voleva o perché il giocatore voleva rimanere. Comunque i motivi sono molteplici, e secondo me dire che i giocatori rifiutano Napoli mi sembra un po' una cazzata e una battuta che fanno alcune persone che non sanno veramente come vanno le cose nel calciomercato. Quindi io non darei la colpa, diciamo, all'ambiente, all'allenatore o al presidente o tutto quanto, perché comunque ci può stare. Io ti do un consiglio, un consiglio che mi hanno dato anche a me nel mio canale: non bisogna paragonare il nostro mercato con quello della Juve, perché la Juve in questo momento sta diventando una superpotenza economica e proprio a livello tecnico, come lo è il Bayern Monaco in Germania, come lo è il Barcellona in Spagna. E quindi noi non possiamo pretendere, senza uno stadio di proprietà, senza il loro fatturato, che non conta solo quello, però comunque sicuramente conta, senza i loro trofei che portano milioni su milioni, è impossibile fare lo stesso mercato che fanno loro. Loro si possono permettere certi giocatori, noi ovviamente no. E quindi comunque secondo me non ci deve essere così tanto pessimismo nell'ambiente, anche perché comunque avete una buona rosa, e secondo me già solo tenere tutti i migliori che avete quest'anno e puntellare con qualche giocatore buono sarebbe sicuramente un'ottima mossa. Ma il Napoli non ha certo bisogno di comprare 4 difensori, 5 centrocampisti e 6 attaccanti, perché comunque è vero, di voci di mercato si fanno di tantissimi nomi, sia in difesa che centrocampo che in attacco, però secondo me di trattative veritiere e su cui il Napoli si è voluto veramente impegnare non ce ne sono tantissime. Cioè comunque il Napoli adesso sta lavorando per ottenere questi giocatori, e se li otterrà avrà fatto comunque secondo me un ottimo mercato. Poi ovviamente dipenderà anche dalla cessione eventuale di Higuain, però comunque nel complesso il Napoli è una buona squadra tuttora e non ha bisogno di rifare un reparto come invece per esempio dobbiamo fare noi, che abbiamo il centrocampo dimezzato e la difesa quasi completamente sparita. Quindi ti saluto e ti ringrazio ancora per avermi fatto intervenire, e un saluto a tutti quelli che stanno vedendo questo video. Innanzitutto ragazzi, buongiorno, ringrazio il mio amico Peppone Corazzurro per avermi invitato oggi qui sul suo canale, perché non sono qui per un video di FIFA, un nuovo video del Napoli, ma sono qui per, diciamo, commentare fino adesso il calciomercato del Napoli. E la domanda che mi ha fatto Peppone è stata questa: perché il Napoli, pur essendo arrivato secondo in campionato, quindi aver avuto accesso diretto alla Champions League, avendo giocato il miglior calcio d'Italia, perché il Napoli è arrivato secondo, ma personalmente, non perché sono tifoso del Napoli, secondo me, ragazzi, il Napoli ha espresso il miglior calcio visto in quest'ultimo campionato. Secondo me, il fatto che tanti giocatori rifiutano è semplicemente, secondo me, per una questione di ingaggio. Perché, vi spiego, il Napoli, quando si tratta di ingaggiare un giocatore, sì, è vero, cerca di andare a risparmiare qualcosa sull'ingaggio. C'è anche questo fatto dei diritti di immagine, ma i diritti di immagine, ragazzi, è una cagata colossale, perché molti tifosi del Napoli commentano dicendo ma questo giocatore non viene perché è De Laurentiis, il pappone di De Laurentiis si vuole pigliare i diritti di immagine. No, non è vero, ragazzi, perché questa politica dei diritti d'immagine ce l'ha anche il Bayern Monaco. Il fatto che il Napoli ha questa politica e la fa il Bayern Monaco, perché al Bayern Monaco non gli si dice niente? Uno dice vabbè, ma perché Bayern Monaco, il Bayern Monaco è tra le squadre più forti del mondo. Questo è vero, ragazzi, ma il Napoli non ha un progetto per vincere subito. Non è arrivato l'arabo come al PSG, arriva,
Vabbè, metto i soldi, pia e si vince. Però bisogna anche dire che, sì, è vero, con gli acquisti grossi si vincono i campionati, però personalmente non è un progetto che ti fa vincere sicuramente, perché gli acquisti devono essere mirati e fatti con la testa. E secondo me questo fatto dei rifiuti dei giocatori, qui si tratta innanzitutto di un fatto di ingaggio. Perché molti giocatori adesso sono attaccati ai soldi. Vedi Pelé che è andato a giocare in Cina e prende 40 milioni di euro in 2 anni e mezzo circa. Cifre veramente astronomiche. E a questo mi riferisco con Witzel, che da quello che so lui chiede una cifra, bonus compresi, intorno ai 6-7 milioni di ingaggio. Una cifra spropositata che non prende nemmeno Higuaín a Napoli. Quindi è impensabile è impensabile dare un ingaggio simile a Witzel. Che può essere bravo quanto volete, ma io tutti quei soldi a Vizia non glieli do, perché bisogna anche contare che bisogna dare più di 20, minimo più di 20 milioni allo Zenit per assicurarci le prestazioni del giocatore. E Napoli, gli ha offerto 3 milioni e 2, che più o meno, bonus compresi, è un ingaggio molto simile a quello di Hamsik, che è il capitano del Napoli. Poi invece, per quanto riguarda Herrera, il Napoli è l'unica squadra ad averlo cercato veramente. E il Porto, dal canto suo, dice, vabbè, se il Napoli è l'unica squadra, non posso fare un'asta. Non posso fare un'asta con un'altra squadra in modo da fargli evitare il prezzo. Non lo può fare. E quindi c'è questo tira e molla, sembra che Herrera è vicino, poi si allontana, poi dice che sta bene. Il Porto cerca di guadagnarci più soldi possibili da Herrera, perché il Napoli è l'unica squadra interessata. Quindi De Laurentiis, che io ho sempre difeso, vabbè, io ti offro più di 20 milioni, mi sembra 21-22 milioni compresi i bonus. Dici, non lo vuoi? Io ti ho fatto una bella offerta. Se non lo vuoi, la rimane il giocatore. Io non ho problemi. Perché ragazzi, dovete capire anche una cosa, che il Napoli quest'anno, per insidiare la Juventus, deve confermare quasi tutti i giocatori. Quasi tutti i giocatori. Io sto parlando di Gabbiadini, perché Gabbiadini, quando è stato chiamato in causa, si è sempre guadagnato la pagnotta, ha sempre fatto gol, e quindi è un giocatore fondamentale. Così come Valdifiori, che Valdifiori, cioè, non ha fatto chissà cosa, però quando è stato chiamato in causa il Napoli giocava sempre, c'aveva sempre il suo gioco. Cioè, pensate a Napoli-Torino 2-1 in casa, cioè, in campo giocava Valdifiori, si è giocato una grandissima partita, ha sfiorato il gol Mertens, aveva sfiorato il gol Insigne, cioè, le occasioni ci sono. Cioè, se te ti levi Valdifiori, te devi prendere un altro mediano che abbia il suo tipo di gioco. Poi riguardo ai rifiuti del Napoli, un altro rifiuto è stato quello di Zielinski, che Zielinski preferisce andare a giocare, a quello che si dice, pare che preferisce giocare a Liverpool piuttosto che a Napoli. Io queste cose sinceramente ragazzi non le capisco, perché il Napoli è lì che ti vuole, cioè Sarri che ti vuole, Sarri ti ha allenato e ti rivuole con sé in squadra, cioè te hai la possibilità di lottare per lo scudetto, giocare alla Champions League, ha la possibilità di giocare un sacco di partite. È vero, non andrai lì per giocare titolare, ma pensi che a Liverpool vai lì per giocare titolare? Assolutamente no. Perché te sei andato a Euro 2016 e non hai giocato sempre titolare. Mi sembra che ne hai giocato una o forse due di partite da titolare. Mi sembra solo una, il resto sempre da subentrante. E la solita cosa la farei a Napoli. Quindi io non capisco perché tu non lo possa fare anche a Napoli. Caro Zielinski. Io ragazzi ringrazio Peppone Cuore Azzurro per avermi invitato nel suo canale, per avermi dato la possibilità di esprimermi, anche se mi sono dilungato, quindi Peppone ti chiedo, taglia le parti che ritieni inutili, perché io quando parlo inizio ad andare a giro. Detto questo, ci vediamo, un saluto e sempre Forza Napoli ragazzi. Ragazzi, allora ringrazio per essere intervenuto all'Atalantino, tifoso dell'Atalanta, gladiatore giallorosso 94, tifoso ovviamente della Roma, e poi SG Video, tifoso del Napoli. Domani ultimo appuntamento di questa rubrica e poi sabato un video totalmente conclusivo. Come sempre, come ogni fine video, vi invito a essere sportivi, vi invito ad essere intelligenti, rispettosi verso il prossimo. Comunque, ci vediamo al prossimo video. Ciao io!